Il giornalismo d'inchiesta è l'applicazione totale dell'articolo 21 della Costituzione, e cioè fare proprie le informazioni indipendentemente dall'agenda della giornata, da quello che succede, e sulla base di quello che si sa esercitare la propria libertà affinché i cittadini sappiano che cosa succede. Questo è il giornalismo d'inchiesta, che è l'espressione massima del giornalismo. Il giornalismo che c'è bisogno anche del giornalismo di informazione generale, che è dettato dall'agenda dei fatti, però questa forma di giornalismo esiste anche nei regimi. Il giornalismo d'inchiesta nei regimi non esiste, proprio perché è l'espressione massima dell'articolo 21 della Costituzione, che nel nostro paese insomma rappresenta e sancisce il diritto di tutti noi a essere informati, e anche per i giornalisti il dovere a informare. È uno dei motivi per cui scegliamo di fare questo mestiere, l'idea che il giornalista, raccontando la realtà, possa anche scoprire una realtà non raccontata, quindi andare a scovare le notizie è, diciamo, è un po' il miraggio del nostro lavoro, che poi forse durante la carriera spesso si dimentica, quando si finisce un po' per seguire la routine, il tran tran delle notizie. Invece è forse il momento più luminoso, il percorso più importante di chi ama raccontare i fatti. Certo, l'ebbrezza della diretta, dare la notizia appena accaduta, è un altro degli asset cruciali del mestiere, soprattutto per noi che lavoriamo in televisione. Ma senza quel tipo di giornalismo, il giornalismo serve a poco, serve solo a gerarchizzare le notizie, che è molto importante, serve a raccontarle bene, ma noi dobbiamo fare il terzo atto, quello anche di scoprirle. Quindi è una delle anime più profonde e più importanti per mantenere vivo un mestiere indispensabile, che è il mestiere del giornalista, e in particolare del giornalista televisivo. Se il giornalismo scritto e televisivo e radiofonico ha un futuro in questo momento di crisi, lo ha soltanto se fa inchiesta. Un esempio è che tutti i giornali sono in crisi in tutto il mondo, e anche le televisioni perdono ascoltatori. L'unica cosa che possiamo fare noi giornalisti per sopravvivere è fare quello che hanno fatto in Francia, ad esempio. Tutti i giornali francesi sono in crisi, Mediapart, che è un piccolo sito fondato da un giornalista che è uscito da Le Monde, vive bene, fa solo inchieste, senza pubblicità, solo con abbonamenti. Ed è un piccolo esempio, è un po' la Gavanelli alla francese, di quello che è una via obbligata. La gente non vuole più avere notizie rimasticate più o meno note, vuole contenuti esclusivi. E questo è quello che saremo costretti a fare se vogliamo continuare a sopravvivere come giornalisti in futuro. Il giornalismo deve tornare a indagare, a cercare il perché dei fatti, andare in profondità. Questo credo sia una delle missioni specifiche del nostro mestiere. Allora, da qui abbiamo rilanciato una proposta che in realtà fu di Roberto Morrione, ovvero il nucleo di giornalismo investigativo realizzato dalla RAI per poter continuare a raccontare i fatti e anche riprendere alcune inchieste dei tanti cronisti che sono sul territorio e che magari non hanno gli stessi riflettori che abbiamo noi come RAI Servizio Pubblico, riprendere quelle inchieste e rilanciarle. Una grande opportunità anche per la nuova missione del servizio pubblico, ora che si discute il rinnovo della concessione. Fondamentale per la democrazia, il giornalismo investigativo, è andare oltre le banalità, oltre le oscurità, consentire ai cittadini di conoscere per poter scegliere liberamente. Senza un serio giornalismo investigativo non c'è anche una solida democrazia, non può esserci. Se serve a stabilire, a cercare, a scovare la verità, è fondamentale, non c'è dubbio. Bisogna stare attenti a non trasformare in uno strumento di manipolazione della realtà, magari a senso unico per colpire un avversario, no? È quella che chiamano la macchina del fango. Ma io credo che queste iniziative, come questo premio, servono proprio a far capire bene la differenza.